Era una casa molto carina, senza Bentornati, stupri, bentornati, sono senza molto contenta che siete cucine, qui con non si noi a Vero poteva Casa. farci Oggi ci sarà una dentro casa perché non interessantissima c'era da il andare a visitare. vetro, Sapete che questo programma non di si Vero Case vi fa poteva entrare, vi fa dentro sbirciare nelle perché non case dei c'era il personaggi importanti. Io non vi vetro, voglio non si far, non vi voglio poteva svelare di partire chi sarà questa casa, perché non ma vi voglio c'era dare invece un assaggio l'invasione, veloce. Andiamola a ma vedere. era bella, bella davvero. Di chi sarà mai questa casa? Però mi sembra una casa molto bella, interessante, luminosa. E quindi non perdiamo tempo e andiamo immediatamente a scoprire chi sarà. Non si poteva andare. Allora, una nuova puntata di Vero Casa, il programma che ci porta all'interno di case importanti, di case di personaggi famosi, dove possiamo sicuramente andare a guardare, a scopiazzare e anche però a trovare cose molto interessanti per le nostre case. A me oggi mi hanno colpito questi divani animalier e il colore, questo colore uniforme della casa. Però prima di proseguire con la visita, voglio far entrare dei nostri ospiti che ormai sono affezionati, che commenteranno, criticheranno, analizzeranno, apprezzeranno la casa del nostro personaggio, Giulia Busio, un interior designer, e Rocco Casalino, ingegnere. Ingegnere, ciao Giulia, benvenuta. Ciao Rocco, ciao. Lui è Giovanni, ecco qui. Allora, il personaggio misterioso di oggi avete pensato a chi possa essere, oppure vi siete fatti un'idea, oppure no? È una mia amica, sono stato a casa sua, quindi io Ah, non ma tu posso di nuovo dire allora sei, niente. allora tu Basta, sei è ogni imbarazzante, volta. veramente, Rocco, Sì, perché ogni volta. conosci tutte, Vado a casa di direi tutti. tutte le donne, le conosci tu. Allora, vediamo se indovinate. Giulia, tu hai idea? No, Non è tu una come mia al amica, non solito sono stata a no. casa Allora, sua. va bene. Allora, vediamo questa identikit grafica, eccola qua. Vediamo fra queste tre persone, fra questi tre personaggi, chi potrebbe essere Lori del Santo, Barbara D'Urso, Natascia Stefanenko. Vediamo se, dato che Rocco ha dichiarato che sa di chi è, vediamo se indovina Giulia. Allora, potrebbe essere come gusto, i colori che ho visto così, potrebbe essere Lori del Santo o Barbara D'Urso. E escluderei Natascia Stefanenko, che mi sa un po' più di minimal, di moderno. Però tra le due non saprei. E allora, io credo che sia arrivato il momento di scoprire il VIP misterioso che ci guiderà nel viaggio all'interno di casa sua. Andiamo a vedere chi è. Ah, ciao! Benvenuti, benvenuti a casa mia. È una casa spaziosa, mi piace perché è comoda, l'ho arredata secondo i miei canoni di comodità, per me e per i miei ospiti. Voglio che i miei ospiti si sentano liberi di muoversi. Il problema delle case in generale è che non si trova mai niente. Ecco, questo io ho cercato di risolverlo mettendo meno mobili possibili, però di fare un colore generale che dia l'impressione che invece i mobili ci siano. Per esempio, questa è la sala da pranzo, c'è solo il tavolo e le sedie, nient'altro. Perché? Perché qui si deve mangiare e quindi in realtà non serve nient'altro. Mi piace arredare con qualche candela e pochissimi oggetti, meno possibile.
Allora, Lori del Sarto ci ha dato un benvenuto a casa sua. Mi sono piaciute subito due cose che ha detto. Innanzitutto che la casa, che è una casa comoda e quindi pensata e arredata per far sentire a proprio agio i suoi ospiti, no? Uh-huh. Abbiamo visto la sala da pranzo, mi sembra questo tavolo sia, come dire, imponente, no? Importante, molto grande. A dire il vero, non mi aspettavo una casa così, tra virgolette, borghese. No, da lei. Pensavo più a una casa, come più dire, alternativa. No, in realtà io invece credo, io sono stato in casa sua e fa veramente un bellissimo effetto entrarvi perché è molto elegante. Se tu ci pensi bene, lei è molto elegante, molto raffinata, sì. È molto attento allo stile e al buon gusto. Quindi io credo invece che rispecchi proprio il suo modo di essere e anche il suo abbigliamento. Se tu ci pensi, non è minima lei nell'abbigliamento. Beh, però, cioè è molto ricercata, questa, anche molto ricca nei colori. Stanza da pranzo, Rocco, mi sembra di aver visto un tavolo grande, delle sedie, Tronetti, quadri e basta. Sì, però se tu guardi l'insieme, intanto è stata molto furba perché si è visto, ha creato una specie di open space, no? Quindi c'è la sala da pranzo, però non è completamente divisa dal resto del contesto, quindi non dà l'idea di una stanza vuota. Se quella fosse soltanto una stanza, diciamo, isolata, potrebbe dare l'effetto del vuoto. Invece, essendo dentro un contesto, nell'insieme, dato che il salotto invece è molto ricco di oggetti, nell'insieme va bene così. Giulia, ho visto che tu hai sottolineato questo colore. Sì. Che ne pensi? Ma è un colore molto elegante che ho visto, mi è sembrato di intravedere le pareti, comunque hanno questo color crema, comunque che è ripreso poi un po' in tutto l'ambiente giorno che vedo. Effettivamente se ci sono, come si vede, dei pezzi di valore, cioè questo tavolo in radica, che comunque sono pezzi un po' importanti, se vogliamo anche pesanti, questi colori invece un po' eleganti, neutri, alleggeriscono, li valorizzano e alleggeriscono sicuramente. Allora, vista la sala da pranzo, io direi che dobbiamo assolutamente andare a vedere la cucina, cioè il posto dove vengono preparati tutti i manicaretti, che non so veramente se li cucina lei, se sia brava in cucina, però tutte le cose che vengono preparate per questi ospiti di Lori, andiamo a vedere. La cucina deve essere così, un momento importante, perché voglio dire, lì si creano i piatti e quelle cose che servono per far felici le persone, no? Perché amiamo mangiare, amiamo stare insieme e io quando cucino non mi piace essere da sola. Se invito una persona a cena e cucino io, voglio che questa persona stia con me e quindi la invito a sedersi al tavolo e magari ad aiutarmi, perché no? Gli uomini sanno cucinare, sono bravissimi, addirittura è una competizione, quindi spesso invece li invito e dico cucina tu stasera. Insomma, mi sembra una cucina bellissima, io l'ho trovata, no? Notate intanto il contrasto. Bianca, quindi a te piacerà sicuramente. No, dico, ma notate il contrasto, una casa molto classica, quindi anche un po' con dei colori molto forti, una cucina estremamente moderna. Questo è molto bello. E questa anche fa parte un po' del personaggio che probabilmente appunto in cucina vuole essere pratica. Ecco, questo è un buon suggerimento, è assolutamente possibile, secondo me, abbinare le due cose, perché a volte una persona con una casa molto classica tende a mettere delle cucine un po' pesanti. Almeno a me quando vengono i clienti mi dicono ma la casa è molto classica, sì, è una cucina stile troppo moderna, non contrasta. Invece secondo me è perfetta, perché la cucina deve essere soprattutto pratica. L'unico difetto, ho visto delle piastrelle bruttissime, ecco, suggerimento, con pochissimi soldi si possono coprire. Perché e dove hai visto queste prime? Quindi come prime, stai attento tu? Perché le seconde, io le seconde erano specchio, anche tu le hai notate. Anche sì, tu le c'è avevi notate, Giulia? Effetto specchio. Bravissimo. Dietro gli utensili, dietro, che quindi invece c'erano un po' di dall'altro piastrelle. Lato ci sono le piastrelle, ha ragione. Mettere lo specchio viste, anche dall'altra vedi, parte. A me mi sono sfuggite. Però devo dire una cosa, che è un pochino un controsenso invece questo enorme spazio per gli ospiti, così nella zona, diciamo, living, così. E lei dice che le piace anche avere magari l'ospite che l'intrattiene o comunque le fa compagnia all'interno della cucina, però non è molto spaziosa. Adesso io credo che la casa sia abbastanza grande, forse avrei dato
un pochino più spazio alla cucina, perché vedo che tra elettrodomestici, tra elettrodomestici e utensili c'è proprio poco spazio di lavoro, così, ma oppure per ospitare. C'è la penisola e vedi un tavolino d'appoggio, questo io lo trovo molto carino in verità. Sì, perché è molto stretto, sì, però comunque c'è tutto. Io trovo molto piacevole il fatto di poter cucinare insieme agli ospiti che vengono, sì, perché è un momento anche per stare insieme, per raccontarsela, no? Però ha ragione Giulia che lì con gli ospiti diventa stretto. È un po' non si riesce a cucinare. Forse avrei dato un pochino più spazio alla cucina, visto che le piace appunto proprio avere ospiti, allora, probabilmente abbiamo, anche cucinare. Abbiamo visto la camera da pranzo dove si mangia, abbiamo visto la cucina dove si cucina, andiamo a vedere un posto dove rilassarsi, dove potersi rilassare il soggiorno. Vediamo come sarà. Ecco, immediatamente dalla sala da pranzo si passa al soggiorno, non ci sono porte. Il concetto è che meno porte ci sono, meglio è. Perché? Perché chiuderle, aprirle, pulirle, non lo so, si rompono. Meno porte ci sono, l'idea è il loft, cioè creare ambienti comunicanti senza nessun tipo di ostacolo per accedere, anche perché secondo me è meglio per la luce, cioè la luce si diffonde maggiormente, la casa è più luminosa. Il soggiorno secondo me è un punto estremamente importante nella casa. I divani devono essere sistemati in maniera che dopo cena tutti gli amici possano stare insieme, non separati, uno in un divano a sinistra, l'altro in un divano a destra, e non c'è comunicazione. È molto importante che tutti possano condividere la stessa serata, cioè dopo cena non ci si divide, anzi dopo cena si sta ancora più uniti. Questa è la mia idea. Bello questo, no? Questa idea di salotto aperto, questa idea di open space, no? Allora, questa è una situazione che nel caso di una famiglia classica con due figli, marito e moglie, insomma, è un po' complicato, perché ha ragione lei, dà molta luce l'open space, certo. Però di solito la cosa classica è i bambini guardano la TV in salotto, sì, e magari i genitori hanno degli amici ospiti, sì, e pranzano. Allora questo open space può essere un problema, diciamo, perché i bambini fanno rumore. Diciamo che questo open space, allora tu lo vedi bene per i single. Per i single o, insomma, come lei, che hanno magari uno stile di vita diverso. Ecco, questi divani giraffati non mi piacciono. Allora, andava molto di moda un bel po' di anni fa. Attualmente sinceramente è un po' una roba poi che forse stanca soprattutto la vista. Giulia, come vedi con quel tappeto, esatto, sotto, stavo per dirlo, cioè non valorizzano il tappeto, che invece vedo è molto bello perché è molto grande. I tappeti sappiamo che comunque più sono grandi più hanno valore, perché ci si mette veramente tanto tempo a farli. No, sono d'accordo con Rocco, però mi è venuto in mente che forse nelle occasioni come il Natale in famiglia o comunque delle feste di questo genere, penso che sarà una casa bellissima anche il caso. Cioè molto viva, molto vissuta, tutti gli ospiti, una bella tavolata, bambini che giocano in giro, ecco, mi viene in mente questa cosa. Vabbè, dato che avete parlato, attenta, sì, scusami, dimmi. Sì, sì. No, no, eliminerei anche quei due puff gialli, via assolutamente. Quella parte dietro in oro che sembra un letto, che invece non so dovrebbe cos'è, essere un ulteriore divano. Sì. Sicuramente lei ha la necessità di avere probabilmente molti ospiti a casa e quindi di creare tanti spazi. Sì. Però anche lì, in qualche diciamo modo, se notate colori, i colori, quello allora, che dico guarda, sempre io. Dato che ne stiamo parlando, sì, andiamo lì a riguardare attentamente tutti i divani, così vediamo, casomai ci fossero errori che non ci piacciono, vediamo un attimo. Le stoffe dei divani in generale sono delle stoffe scelte anche a seconda dei momenti della vita che viviamo. Per esempio, quando ho messo queste, perché avevo il bambino piccolo e secondo me, se non so, i divani fossero stati bianchi, sarebbe stato più difficile la manutenzione. Quindi ci sono delle stoffe particolari dove le macchie o inconvenienti particolari non si vedono molto. Ecco, io sono anche attenta a questo. Nella casa bisogna comunque non essere stressati per le macchie, le pulizie, eccetera. Bisogna cercare di mettere tutto insieme in maniera che si ha meno da fare. Ecco, questo è il punto. Questa casa è un insieme di regali che ho ricevuto e che ho cercato di sintonizzare con il resto. Mobili, oggetti, tutti me li hanno regalati moltissimi anni fa. L'ideale della casa per me è super moderno.
Non potendolo ottenere in questo caso, ho mischiato il moderno con l'antico e sono riuscita a dare questo look comunque piacevole. Beh, devo dire che guardandoli con attenzione, sono, per esempio io, a me piacciono molto quei mobili con l'oro, no? Sì. L'oro... Io e te dobbiamo arredarci casa insieme, sì, abbiamo insieme. Gli stessi gusti. No, perché è bellissimo fatto con la foglia d'oro, quei mobili sono bellissimi, sì. Però ho capito, abbiamo capito che lei li ha rivestiti così perché appartengono in un'altra epoca, cioè quando appunto aveva il bambino e non voleva avere dei divani che insomma fossero chiari. Però secondo voi i divani, Rocco, in una casa, ecco, come dovrebbero essere? Cioè sarebbe bene, per esempio... comodità o estetica, dici? Oltre all'estetica, questi esteticamente mi sembrano larghi, belli. No, ma dico, per esempio, sarebbe più comodo avere delle coperture che poi uno butta in lavatrice e le può lavare, allora, visto il problema anche che ha sollevato Lori. Allora, per esempio, una cosa che succede molto spesso, per esempio, un periodo ultimamente va molto il divano bianco in pelle, no? Che è effettivamente molto chic e molto bello, però dà veramente grandi problemi se si hanno bambini che magari salgono con le scarpe sui divani, quindi a volte è molto utile avere appunto dei divani, dipende sempre dalle situazioni. Se sei single va benissimo, comprati un divano in pelle bianca. Se hai dei bambini magari piccoli che giocano e hanno giustamente e hai un cane magari che ha voglia di salire sul divano, è più utile ricoprire. Fammi dire solo due cose velocemente, sì. Tappeto bellissimo, ha ragione Giulia, andrebbe valorizzato. Quelle colonne no, non riesco proprio ma anche perché sono un po', forse le ha comprate tempo fa, perché c'è stato proprio, un periodo... Si vedeva molto una volta. Guardare quel tavolo lì è proprio anni 80, adesso non so, una roba quando si voleva, insomma, quando c'era il bisogno anche un po' di riprendere cose, insomma, dell'antica Roma. Lo faceva Versace a casa sua, che prendeva, infatti, insomma, cose imperiali. Si usavano queste colonne adesso sotto i tavolini. Adesso direi proprio di no, quindi io toglierei quel tavolo, ricoprirei i divani, e valorizzerei di più quel tappeto che è spettacolare. Sì, hai ragione tu. E anche quei mobili sono bellissimi. I mobili sono spettacolari, hai ragione tu, quell'oro a me piace molto. Bene, allora andiamo a vedere questa casa. Sta molto bene. Entriamo in un'altra stanza interessante della casa, che è la stanza della televisione. Qui si guarda la TV, è una stanza double face, non so se si può dire, perché in realtà è parte del soggiorno, si guarda la TV e a me piace guardare la TV sdraiata, non mi piace seduta su una sedia. In tutte le mie case c'è un divano che è predisposto per guardare la TV sdraiata, in tutte. Poi ovviamente in caso di ospite casuale il divano si può anche trasformare in un letto e quindi si ha un letto in più per gli amici, però di base rimane a vista, rimane una situazione di soggiorno che dà il senso non di una stanza chiusa, quindi di una camera da letto, ma di uno spazio vivibile tutti i giorni. Poi quando arriva un ospite magicamente le porte così, che sono dei muri scorrevoli, si chiudono e si ritrova l'intimità necessaria per dormire. Sono curiosa di una cosa che non so se ha colpito anche voi, perché c'è una stanza dedicata totalmente alla televisione, vabbè che lei fa questo anche di mestiere, quindi è anche corretto, però forse un po' troppo, no? Era meglio una biblioteca, non c'è un libro, fino ad ora non ho studio, forse nascosti. Però la stanza TV in un'ottica come come quello diceva prima Rocco, e per esempio appunto magari la TV tante volte adesso serve anche per giocare, nel senso che ci sono tutti questi giochi che si utilizzano attraverso la TV per i bambini, piuttosto che comunque appunto hai ospiti oppure c'è una festa o qualcosa, i bambini si annoiano, possono vedere un cartone animato, una cosa, e possono stare appartati, quindi la stanza TV in realtà forse ci sta. Magari ecco questa cosa del letto, poi anche una doppia funzione, camera per gli ospiti, sì, quello quindi sì, questo però è ecco, interessante, non c'è una TV però... nel salotto, è quello che è un po' strano, forse non c'è? La TV, se fosse una doppia stanza TV, ci fosse sia nel salotto che qui, lo capirei di più, invece da quello che ho capito proprio nel vero living non c'è la TV, e questo è un po' strano, anche perché comunque ci possono essere vari modi di schermarla se non piace averla proprio visivamente.
ci sono scorrevoli. È la prima volta, no, che ci capita che c'è la stanza TV. Sì, devo, è vero, ammettere, è particolare che... questa, sì, cosa, anche perché la stanza TV col letto proprio è abbastanza strano. Capisco che a lei piaccia vedere la televisione, come dire, abbandonata, però effettivamente se gli ospiti vengono a casa per vedere, che ne so, capita, no, di avere degli ospiti che vogliono vedere uno sceneggiato, sì, oppure la partita, ma forse ho visto un oppure, che ne so, Celentano, ecco. No, io non credo so se ce l'avrà anche in televisore, anche in salotto, però... Va bene, visto, adesso andiamo a vedere però una camera molto privata, come dire, e entriamo nel bagno di Lori, vediamo come sarà. Beh, i bagni devono essere più di uno, perché ogni stanza deve avere il suo bagno, questo possibilmente. Poi nella vita ci si mette d'accordo, nel senso che a seconda degli spazi si determina cosa fare in quello spazio. È fondamentale usare tutti gli spazi, secondo me non si deve lasciare nulla al caso in una casa. Ogni spazio deve avere un senso e non si deve sprecare. Ecco che i bagni vanno separati, vanno individuati vicino alle stanze da letto. Ogni camera da letto in teoria dovrebbe avere il suo bagno, se possibile, in maniera che quando una persona si ritira abbia il suo nucleo inviolabile. Ecco, avere un piccolo segreto, un punto dove rifugiarsi. Ecco, si chiude a chiave e lì è il nostro mondo. Insomma, questo bagno è molto grande, molto accogliente, però certo che una persona ordinatissima a vedere questa casa, a dire il vero, non sembrerebbe Lori del Santo, no? Perché uno se la immagina anche disordinato, anche piena di profumi, invece questo bagno è quasi, come dire... Sul bagno vorrei dire due cose anche per il pubblico a casa. Se notate, ecco, un water costa sui 150-200 euro. Ecco, un water un po' più importante costa 100 euro in più, costa 300-400 euro. A volte le famiglie tendono a risparmiare sul water, ne danno poca importanza. Invece, come notate, sia il water, sì, che il bidet fanno design, cioè arredano anche il bagno e creano bellezza. Quindi questi sono water e bidet sospesi, che costano appunto, ripeto, 100 euro, 150 euro in più. Però secondo me è un buon investimento, cioè è speso bene. Anche il utile marmo, perché si può pulire più facilmente, sì, brava, sotto, cioè, questo è molto utile. E poi notate il marmo. Il marmo di solito è una cosa molto, molto costosa, però ad questo esempio mi un trucco. Un travertino o un marmo? Questo dovrebbe essere un travertino, sì, lucido. Adesso, bello, va molto il travertino opaco o non trattato, che dà proprio l'idea della pietra viva ed è un effetto bellissimo. Un suggerimento a casa: io suggerisco sempre di usare il marmo. Se non si hanno tanti soldi, si può fare una scelta diversa da Lori del Santo, che probabilmente di soldi invece ne ha, perché come vedete fa arrivare il anche marmo fino, tenda, fin su al soffitto. No? Sì. Un bagno, sì, sontuoso. Però si può portare anche il marmo soltanto a 90 centimetri, sì, o 1,20 m, esatto, cioè a un'altezza media, e il resto del muro viene dipinto in bianco, fa un effetto bellissimo. No, comunque un bagno dai colori che rispecchiano il resto della casa, quindi in stile, devo dire, un bel bagno, c'è tutto e anche abbastanza spazio. Ancora di più mi chiedo un po' più di spazio alla cucina. Ancora, cioè, ti piacerebbe? Va bene, sì, poi vedremo perché. Sì. Allora, però adesso andiamo a vedere nell'insieme tutta la casa di Lori per capire la scelta cromatica di questa casa, quindi i colori che hanno questa casa. Tutta la casa è color deserto, perché prima l'avevo fatta tutta nera, questa casa era tutta nera, i divani erano neri, e le tovaglie nere, i tovaglioli neri, le candele nere, tutto nero. Ero in un momento della mia vita un po' buio e pensavo che tutto dovesse essere nero. Poi è cambiato qualcosa, ho pensato che volevo più luce e ho deciso che il colore ideale è il deserto, e il legno si sposa con questo tipo di colore e quindi si può facilmente diciamo aggiungere oggetti senza creare dei contrasti. A me non piacciono i contrasti troppo forti. In un caso come questo, dove gli oggetti non sono stati comprati in viaggi, io detesto comprare gli oggetti nei viaggi. Le case create con tutti gli oggetti comprati da tutte le parti del mondo le considero un po' dei negozi e non mi sono mai piaciute più di tanto. L'importante per me in una casa è stare bene insieme, è avere la possibilità di trovarsi e di passare dei momenti
piacevoli in un ambiente comodo. Ecco, la gente dice che a casa mia si sta comodi. Questa per me è la più grande soddisfazione, perché è il mio obiettivo. Giovanni, nel frattempo il mio cane è stato preso da una crisi di ilarità. Va bene, si sta divertendo molto. Allora, questo colore, abbiamo scoperto questa definizione che è colore deserto. Quindi se vi dovesse piacere il colore della casa di Lori, sapete bene come chiamarlo, colore deserto. Poi nei periodi bui la sua casa era nera, e insomma, quindi è vero che i colori rispecchiano uno stato d'animo, che ne pensate voi? Sì. Io non riesco a cambiare, perché sennò dovrei cambiare ogni giorno casa, dato che cambio spesso stato d'animo, però posso capire che se è un periodo che cambia il gusto più che altro, se hanno dei periodi in cui ti piacciono magari le cose in oro, poi ti stanchi, ecco, molto spesso il grande rischio che si corre quando si prendono degli oggetti, per esempio, molto, con dei colori molto forti, come può essere l'oro o ad esempio quel zebrato, insomma, quel giraffato, quei colori lì possono stancare, questo rischio c'è, e quindi poi bisogna buttare via tutto e cambiare tutto. Ma i colori di moda possono essere dei colori anche furbi, come dire, tra virgolette, cioè nel senso che possiamo cercare di essere alla moda, non so, utilizzando dei colori che possano, appunto, definiamo furbi, possano essere dei colori che li possiamo usare, sono dei sempreverdi, ecco, non so, non saprei come definirli. Ma questo colore deserto ti sembra un colore furbo? Allora, con l'arredo che ha Lori, assolutamente è un colore molto elegante. Poteva scegliere un bianco, però sarebbe stato più freddo, però ci sta, è un sabbia. Devo dire che effettivamente con un arredo di questo genere è difficile discostarsi dal colore, che sia un crema, un deserto, piuttosto che un bianco. In altri tipi di abitazioni invece il colore furbo, come dici tu, può essere di cercare di tenere gli arredi o quello che comunque sono le strutture, le porte, proprio le pareti, anche proprio i colori, sempre molto chiari. Io vado sempre sul bianco, su un grigio chiarissimo. Ah, quindi anche e giocare con degli arredi che possono essere gli accessori, una poltrona, veramente anche una lampada, qualcosa del colore che in quel momento o ci rispecchia di più o va di moda. Io, ad esempio, la mia casa è quasi bianca e ho la poltrona rossa, ho degli oggetti rossi. Voi designer, così, come magari dire, mi stancherà il rosso e userò il verde. Anche Rocco ha una casa bianca che sembra una clinica. Io amo molto il bianco, devo dire la verità, però io un giorno vi farò vedere casa mia, c'è il colore che straripa da tutte le parti, anzi, e ti dirò che per scegliere il colore delle pareti ci ho messo un tempo infinito, perché bisogna azzeccare, come dire, il colore giusto, anche perché io ho fatto una specie di stucco, quindi laccato. Se si sta su qualcosa laccato, di semplice, quindi, di neutro, si cambia poi il resto, si può cambiare anche solo una poltrona, secondo voi, sedia, ecco, per allargare lampada un ambiente. Adesso in questo caso non c'è bisogno, perché mi sembra che la casa di Lori sia abbastanza grande, però ecco, per la cucina, che tu dici che è un po' piccola, ecco, per allargare un ambiente, che colore consigliate di usare? No, nel caso della cucina lei ha usato già una furbata, perché ha usato lo specchio, quello dal punto di vista visivo allarga tantissimo. Moltissimo. E aiuta tantissimo. No, io ad esempio nel caso della cucina non so se adesso lei le servono proprio tutti questi armadi, io toglierei forse qualche armadio per dare più spazio, però ripeto, dipende sempre dall'utilizzo personale che si fa, perché poi alla fine le cose devono essere utili, non solo belle, bisogna davvero mettere insieme bellezza e utilità. Sì. Altrimenti hai quelle case bellissime e poi sono inutilizzabili, non vanno bene. Allora, Lori tiene moltissimo alle copertine che ha avuto in tutti i suoi anni di carriera, e allora andiamo a vedere subito come le ha sistemate. Io credo che una casa rappresenti i vari periodi della vita. In questo caso mi sono divertita a mettere alcune delle copertine che mi hanno dedicato i vari giornali, e così gli ospiti si divertono magari a dare uno sguardo e vedere una specie di storia, no? La storia della tua vita. I quadri, appunto, devono avere la stessa cornice. Non mi piacciono i quadri che hanno ognuno una cornice diversa, un colore diverso,
un materiale diverso, metallo, plastica, no, assolutamente orribile. Nelle case, secondo me, si deve in ogni stanza determinare qual è la cornice e fare solo un tipo di cornice. Questa è la mia idea. Quindi cornici tutte uguali. Questa è una scelta carina, no? Sì. Questa è una furbata, vedete, lei voleva le copertine dei giornali che non sono esattamente appropriati da mettere al muro, no? E mi capita di andare in delle case dove appunto appiccicano fotografie e quant'altro con assolutamente assenza di stile. In questo caso le cornici in oro importanti vanno benissimo. E qua volevo dire un flash che di settimana scorsa, perché poi mi sono arrivate un po' di mail a riguardo, sul fatto di prendere i falsi d'autore, no? Perché giustamente sì. Giulia mi diceva no, e ha ragione Giulia, nel senso, se si può... Anch'io la penso meglio come Giulia, un artista la originale. Penso come Giulia. Io il discorso che volevo fare io è se uno è amante, per esempio, di Picasso, se uno, io per esempio impazzisco per i quadri di Picasso, non li posso comprare, allora in quel caso io preferisco con pochi soldi chiamare un mio amico che mi fa un falso d'autore. Però, Rocco, e che ci fa sono un certo anche effetto. Delle serigrafie che costano poco, che non costano tanto naturalmente come il quadro, delle serigrafie o delle stampe che secondo me a quel punto è meglio della copia. Anche se devo spezzare una lancia, però, perché quello che dice lui è anche per certi versi carino, perché ci sono una marea di autori bravi che fanno delle copie fantastiche. Quindi, insomma... io a casa ho un Picasso delle due donne che corrono a mare, dei due ciccione che corrono a mare, credo che si chiama proprio Due ciccioni al mare, non ricordo come si chiama il quadro. Comunque, spettacolare. Io ogni volta che entro in salotto per me è un'emozione, però mi rendo conto, è un falso d'autore, meglio se avessi... Non ha nessun valore quel quadro perché non è rivendibile, però a me mi dà un'emozione. Poi, che poi voglio dire, i quadri, ragazzi, stiamo attenti perché i falsi d'autore non costano mica poco. No, I falsi d'autore, quelli fatti bene, costano anche 1.000-2.000 euro. Allora, Giovanni, ma che cosa ti ha preso oggi che ti lamenti? Allora, ma diciamo che oggi andare a comprare un quadro d'autore fra un falso e un quadro però d'autore giusto, giovane, un artista che forse può crescere, forse anche economicamente potrebbe essere un investimento. Assolutamente sì, ci sono tantissime gallerie, per esempio noi qui a Milano è piena di gallerie che promuovono giovani artisti sconosciuti o semi sconosciuti ai più. E devo dire che insomma valgono, insomma, bisognerebbe vedere qualcosa di più, secondo me. Va bene, allora se vi è piaciuta questa casa rimanete con noi perché avremo qui, che ci è venuta a trovare esattamente Lori del Santo che ha sentito anche tutto quello che abbiamo detto, quindi non voglio immaginare cosa ci dirà, figurati pubblicità. Allora, bentornati a Vero Casa, ci siamo di nuovo qui, insomma le camere come avete visto oggi sono andate a sbirciare nella casa di Lori del Santo, abbiamo commentato con Rocco e con Giulia e adesso è arrivato il momento di farla entrare e di sentire Lori del Santo! Ciao Lori, come stai? Siamo stati troppo cattivi? Accomodati, dove, vai! Dove mi accomodo? Ok. Guarda, posso... Ciao. Hi. No, posso dirti una cosa, sì. Che questi osservatori sono sublimi perché hanno individuato il piccolo problema che effettivamente c'è in questa casa. Io sono un'esteta e come tale non posso vivere in un ambiente se tutto non c'entra. Tutto deve essere perfetto, i colori devono andare insieme, tutto deve avere un'armonia interiore addirittura. In questa casa... per me è stato molto difficile creare questa sintonia armonia, totale, anzi anche se devo dire la verità c'è perché sì. No, assolutamente difficilmente c'è. Qualcuno si accorge, però insomma quando nella vita ti regalano tante cose, magari iniziano con un gioiello, poi ti mandano i fiori, poi ti arriva il tapè, poi ti arriva... Insomma, uno è maleducato se queste cose non le espone. Io come animo sono totalmente super moderna. Quindi tu assolutamente è meglio che ti si regalano dei gioielli, devi dire questo. No, per amor di Dio, solo gioielli, guarda, brillanti, rubini. Basterebbe che uno mi paghi il mutuo, in realtà, che ce l'ho sempre il mutuo, una cosa che non mi manca mai. Ma in realtà loro ti vogliono regalare tutte queste cose e infatti anche ex fidanzati che mi hanno regalato magari chi... non poteva un cuore di rose di carta,
rosso e io l'ho nascosto nei vari armadi. Certo, un po' di rosa carta, di carta rossa, no, è difficile. Tutte rose di carta rossa. Lo capisco, però dove lo metto in una casa così? Allora io lo nascondevo nei vari armadi, poi alla fine ho regalato alla cameriera, dramma totale, io ho speso 100 euro. Insomma, nella vita è difficile mettere d'accordo tutto. Allora questa casa che corrisponde a una specie di repertorio di tutti i regali vari che ho avuto, ho cercato metà dei regali li ho riciclati, altri li ho tenuti, e però di dimostrare lo stesso quello che è il mio carattere. Lui ha azzeccato in pieno, assolutamente. Il divano, per dire, che è una mia ribellione quasi, perché lì in realtà l'animalier non era perfetto. Sarebbe stato meglio magari un cammello con un bordo sempre in tinta, una cosa così, e cioè, lo so bene. Però sai, la ribellione di dire no, devo uscire da un contesto troppo formale che magari non mi rappresenta come quello dell'antico totale, e poi la storia di bambini piccoli, due ne avevo, capisci, che saltavano, che versavano Coca-Cola dappertutto. Quindi diciamo che quei divani neri e bianchi hanno un carattere, nello stesso tempo nascondevano quello stoffa lì è perfetta, a parte che è sfoderabile, come avete detto, la togli e la butti, perché in realtà quei divani me l'ha regalati un signore ed erano di seta pura, azzurri addirittura, sai quella seta antica, figurati, tu li guardavi e non erano già invece sporchi. Così tu puoi con le scarpe andarci sopra e hai risolto il problema della tua vita. Insomma, comunque questa è una casa un po' un compromesso. Io arredo case. Però guarda, devo dire la verità, non appare un compromesso, perché comunque, no, è vero questo. Comunque è una casa bellissima. È una casa bellissima. Abbiamo cercato il difetto, però. Loro naturalmente sono dei tecnici e quindi stanno lì a guardare peliare, sì, posso dirti la storia della cucina, devo raggiungere, che lei ha detto. Che è piccola, come mai la casa piccola? Comunque come struttura l'ho disegnata io, perché io disegno case e anche i mobili disegno, ti posso dire questo, per gli amici. E questa cucina l'ho decisa io così, a parte che non è piccolissima, che altre persone, voglio dire, ci vivono in una cucina così, ma rispetto alla casa è più piccola, perché io da piccola avevo solo una casa con una camera da letto e una cucina, e quindi mangiavamo sempre in cucina, studiavamo in cucina, praticamente tutti in cucina, non c'era altro. Uscita da questa cosa ho detto, nella mia vita non voglio più passare tutta la mia vita in cucina, se voglio mangiare vado nel salotto, visto che c'è grande. Allora ho ridotto lo spazio proprio per evitare che si finisca sempre di vivere in cucina, e così dare così un calcio al passato, se vogliamo. Però è abbastanza per due questa cucina, infatti se arriva uno e mangiamo insieme in due puoi stare lì perfetta. A mangiare, no, certo, poi possiamo mangiare anche lì, ma normalmente uno di solito ha un cameriere, un cuoco, una cosa del genere, insomma, che io non ho adesso. Senti, ma io volevo dire una cosa ancora, se Giovanni me la fa dire, perché oggi stai molto, sei molto discolo, ma è normalmente buono quando sta con noi qui in questo appuntamento di casa. Però volevo sapere, ma tutte queste fotografie tue che stanno messe dappertutto e quindi personalizzano la casa, non imbarazzerebbe secondo te un tuo fidanzato che entra e si trova questa... Guarda, di uomini in realtà non ce ne sono, c'è solo qualche scatto di questo mio ultimo, questo ex, ma perché erano delle copertine, ma adesso le prossime copertine che mi faranno sostituisco immediatamente quelle lì, quindi insomma ci sarà, diciamo che la pigrizia non le ho tolte. Non le ancora. Hai perfettamente ragione, secondo me un uomo deve sentirsi unico e irripetibile e non deve trovare tracce di altri uomini nella tua casa. Poi posso ancora un secondo? Sì, un secondo, perché voi intanto scrivete il voto, così recuperiamo tempo. Ha ragione, non so chi dei due ha detto che sembra una casa, sembra un hotel in realtà. Io odio le case dove si vede lo spazzolino da non si deve vedere nulla. Uno viene a casa mia e dice, ma qui ci abita qualcuno. In realtà potrei affittarla, mi metto i miei vestiti dentro una valigia e sembra una casa, perché non ci sono poi alla fine, se vai a vedere, cose di tutti i giorni. Io mi sveglio e devo vedere che non c'è niente, la mia mente deve essere libera di spaziare, fa parte del mio essere, e odio il disordine. Infatti alcuni non pensavamo, io sono rimasta molto stupita da questa perché cosa. Erano disordinati. No, ma sono molto addirittura elimina gli uomini per il disordine. Figurati quanti ne ha. Allora Rocco ti ha dato. Allora stavo 8 per dare un 9 per la verità. Poi ho riflettuto bene. Allora è una casa importantissima, è una casa veramente bella, di valore.
Però effettivamente 8 meno perché appunto lei ci mette veramente tanto di suo, però una casa deve essere, cioè bisogna insomma in qualche modo superare anche le proprie cose e renderla bella, no? Perché posso altrimenti... dirti che però questa casa è molto amata, chi viene non andrebbe mai via. No, no, è bellissima. Tutti appena entro mi dicono che bella casa che hai, ricevo 6.000 miliardi di complimenti, proprio perché ti dà la sensazione di stare così bene che vorresti vivere. Vediamo lì anche il voto di Giulia, che è ancora più basso, 7, sei stata cattiva. Io l'ho messo perché... basso per quello che ha detto adesso Lori, che molti sono regali, molti insomma ha cercato di sposare regali un po' che tutto. Io ringrazio di certo aver ricevuto, perché effettivamente poi secondo me è... dovrebbe mettere ancora più se stessa. No, guarda, su questo io proprio ho già risolto questo problema, perché io ho fatto altre case, non è l'unica casa quindi... che ho avuto, che a me secondo me una casa bisogna farla dall'inizio. Io sì comperò anche le forchette, non riciclo mai nulla, perché deve essere tutta dello stesso in look. Armonia. Questa va bene, casa allora... l'adoro comunque, io voglio vivere lì perché sto bene. Bene, questa è la cosa più importante, stare bene in una casa che ti deve rappresentare, e lei ci è riuscita perfettamente. Grazie per essere stata con noi, grazie a Rocco Casalino, grazie a Giulia, ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Senza cucina non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare a letto perché non c'era nemmeno il tempo.